Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo sul lago, esattamente a Pisogne, per parlare di vaccino, ma questa volta non per gli adulti, ma per i ragazzi nella fascia 12-15 anni. Siete d'accordo sul fatto che anche per loro si faccia il vaccino? Sentiamo cosa ne dice la gente. Oddio, deve, per me sono i genitori che devono decidere. Ma lei è più favorevole o contraria? Non saprei. Indecisa. Indecisa. Anche perché sono indecisa a farlo io, perciò figuriamoci. Ah sì? Non ha ancora provveduto la prima dose? Assolutamente. È un po' fifa. Pensa di trovare il coraggio? Sì, però magari tra qualche mese, però. Ah, aspetta ancora un attimino. Aspetto di vedere gli altri. Cosa succede? Penso che sotto i 12 anni sia abbastanza inutile, no? Perché sì, perché comunque i ragazzi sotto i 12 anni affrontano con molta più affrontano in ogni caso l'infezione da Covid in modo diverso, cioè guariscono senza neanche avere sintomi, cioè non lo so, mi sembra inutile, sarebbe come fare l'antinfluenzale a ragazzini, cioè non lo so. Quindi personalmente no, sotto i 12 anni no. Invece in questa fascia di cui si parla 12-15? 12-15 sì, 12-15 sarei già più favorevole, anche perché cominciano a uscire dall'ambito del paese, prendere i mezzi pubblici, andare alle scuole superiori, un po' lì si mettono un pochino più a rischio, magari anche sì, più che altro ecco, anche questa cosa che se in famiglia sono tutti vaccinati, vaccinare i ragazzini secondo me è anche abbastanza inutile, no? Cioè, è vero che loro poi vanno a scuola, però gli insegnanti sono vaccinati, io sono un ex insegnante, per cui ecco, gli insegnanti sono vaccinati, i genitori sono vaccinati, i nonni pure, che senso ha? Okay. Il famoso ombrello di cui parlano, che vaccinate gli altri o l'immunità di gregge, esatto. Eccetera, eccetera. Sì, non ha molto senso, sì. Okay. Però mi dà il sì per il 12-15, va bene. Sì. Sì, per i 12-15 sarei più favorevole, sotto i 12 no, decisamente. Sono favorevole anche sotto i 12. Anche sotto i 12 assolutamente. Anni? Assolutamente, anche perché diamo un'immunità maggiore e poi anche i ragazzini si spostano, vanno con gli altri, tornano a casa, rischiano il contagio. Io sono anche un medico, per cui sono favorevolissimo. Eccoli. Quindi vogliamo anche dare un po' di sicurezza anche alle mamme che sono così preoccupate. Sono molto sicuri. Reazioni avverse pochissimo, altrimenti ho le solite, gonfiori nella sede di inoculazione, ma altri grossi problemi non ne danno. Io ho fatto delle salute di vaccinazione e nessuno ha avuto problemi, ecco. Per cui va fatto, assolutamente va fatto. A qualsiasi età? A qualsiasi età. E sono tutti molto sicuri, sia AstraZeneca che Johnson che Pfizer. È moderna anche. Ottimo, ho visto che ha tirato fuori ancora il discorso AstraZeneca. No, è sicurissimo. Dici che non si è ancora smaltita quella paura che c'è stata qualche mese fa. Ma guardi, io nelle mie salute di vaccinazione non ho mai avuto nessun problema. Cioè gli si spiegava il motivo del perché, motivando anche la vaccinazione, perché si fa la vaccinazione, e tutti hanno accettato di fare tranquillamente il vaccino proposto, senza nessun problema. E da quel che mi risulta nessuno ha avuto reazioni avverse. Okay, nessuno, neanche nominando il famoso AstraZeneca, nessuno ha avuto delle reazioni particolari. Assolutamente no, per dire abbiamo vaccinato in sede proprio anche gente che ha avuto shock anafilattici alla penicillina, ma siccome non c'è nessuna controindicazione, si tiene un'osservazione un'oretta e poi se ne va e non ha avuto nessun problema. Cioè per dire la sicurezza del vaccino. Probabilmente per l'AstraZeneca il discorso del signori sotto i 50, dai 40 ai 50, dove ci sono stati quei casi di tromboembolia. Però io sono favorevolissimo. Grazie per averci infondato un po' ancora di fiducia. Favorevolissimo. Già vaccinato, sono 2 mesi per portare in giro gli anziani. Lei? Bravissimo, bene. Potremmo fare la faccia così, so già come funziona quando vado là io. Ok. Perché se aspetti, pensa male, si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. No. Ma adesso si sta parlando di vaccinare i ragazzini. Lei, giusto, so che lei è una nipote di 14 anni, sì, giusto? Sì, ma è giusto vaccinarli anche a loro. Forse se vaccinavano prima i giovani, forse era forse meglio, che sono loro più esposti, però anche gli anziani hanno diritto anche a loro. Sono perché sono più deboli in teoria. La caratteristica appunto proteggere la fascia debole. Sì. Ma io li vedo poverini anche a loro, li hanno vaccinati, ma dopo magari lo faranno lo stesso nel Covid. Sotto forma più leggera io penso che lo facciano lo stesso.
Oh, questa qua è una cosa un po' strana però, no? Comunque vaccinare 12-15 anni, sì. Sì, allora giusto. Almeno forse ne vieni fuori quel casino qua, perché sennò è un vantero tu che, no? Favorevole, favorevole tutta la vita perché è l'unico sistema per uscirne. Okay. Perché secondo me adesso, come adesso, il grosso problema sono loro, che possono creare un pochettino di focolaietti negli ambienti scolastici e poi poterli portare a casa. Ok che adesso gli anziani e i genitori sono, in teoria sono protetti perché sono vaccinati, però loro possono continuare a poter diffondere il virus. Assolutamente favorevole. Perché dicevi lui? Perché è un infermiere, allora. Oh, abbiamo beccato l'infermiere! Sì, sì, no, io lavoro in rianimazione ad Asti. È proprio, il Covid non lo sono visto proprio bene, bene, bene. No, io sono ultra favorevole. Cioè, i dati lo evidenziano. Certo. Per venirne fuori l'unica soluzione è vaccinarci. Che anno è stato il 2020 e inizio 2021? Anno, è un po' particolare. È stato bello vista... No, è stato. È stato proprio come eri abituato in un modo, lavorare in un modo, vivere in un modo, di colpo ribaltato totalmente in un altro ambiente. Oltre tutte le problematiche dovute al fatto del distanziamento, alle chiusure, eccetera, eccetera, poi tu ti vieni catapultato in una realtà dove il tuo mondo lavorativo non era nemmeno più il tuo mondo, perché tutto era diverso. Tutto era sempre in costante evoluzione, è stato... E ci sono le mamme che sono preoccupate appunto per il vaccino, che conseguenze avrà magari a lungo termine sul mio bambino? Ma tanto è stato vaccinale anche dei bambini, sono tutti i vaccini, questo qui è paragonabile a qualsiasi altro tipo di vaccino che viene fatto anche alle età pediatriche. Purtroppo bisogna metterlo in conto e andare avanti. Quindi sono perfettamente sicuri come tutti i vaccini che si fanno ormai da anni a tutti i bambini? I vaccini, c'è sempre quella componente 1 su X milioni, ma su tutto, su qualsiasi cosa, su qualsiasi cosa, quindi si va avanti. Adesso qui c'è stata anche una sta campagna mediatica che è un po', e anche un pochettino forse anche la novità che ha portato anche un pochettino gli enti governativi e soprattutto chi gestiva un po' l'EMA, e l'AIFA con questi nuovi tipi di vaccini si sono trovati anche loro un pochettino forse non sono sempre state quelle scelte ben univoche, insomma, anche perché il prodotto era nuovo, non è stato effettivamente in 14-15 mesi si è arrivata già a un vaccino che sono tempi veramente molto ristretti. Ci fosse stato anche lì da parte loro un attimino un po' più di scelte univoche, mai ritornare indietro nei propri passi o cambiare un po' le idee, magari insomma, la cosa era, si creava anche meno allarmismo. Chiarissimo, chiarissimo. E tu sei d'accordo per i vaccini i ragazzi più giovani? Sì, io devo ancora farlo in realtà, cioè dovrei a giorni, credo, non so, dal 15 di giugno, quindi quando potrò mi iscriverò e andrò a farlo anch'io. E... Però tu non sei nella fascia 12-15? No, sono un po' più... Mi dispiace un po' non esserlo. Sono un po' antica, ecco, quindi non... no, però... E invece per i ragazzi di questa età, 12-15? Sì, sì. Secondo te non c'è nessun problema neppure per loro? No, almeno così se tutti sono vaccinati forse potremmo tornare a un po' più nella normalità, quindi... Speriamo. E buon vaccino. Grazie. Cosa ne pensa dei vaccini per i ragazzini? 12-15 anni? Guarda, non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Giusto farglieli? Com'è? Giusto che gli facciano anche loro il vaccino? Come facciamo a saperlo? Come facciamo? Se non lo dicono gli esperti, i medici. Se gli esperti dicono sì, allora sì. Loro hanno studiato. Certo. Quante ne ha? 10. Il nipote? Sì. Ok. Lui è ancora un po' piccolino. Oppure anche per lui una bella dose di vaccino ci starebbe? Come si fa a dirlo? È difficile. Lei l'ha fatto? Io due, sì. Sia... Sclusone e Pfizer. Entrambe le dosi? Entrambe. Ma io l'ho fatta forte nel 57, l'asiatica, dopo non l'ho più fatta io, anche sul lavoro. Non l'ho più fatta io l'influenza. Come è stato il vaccino? Nessun problema? No, io no. No, nessuno. Sentiamo un po' le mamme, perché sono le mamme sempre quelle sempre più preoccupate di tutti. Sì. Tuo figlio è ancora piccolo? Sì, lui fa 10 novembre. Ok. Qui si sta parlando di 12-15 anni.
per quanto riguarda il vaccino. Sei d'accordo? Ma da una parte sì, perché comunque loro sono quelli che sono sempre in gruppo e anche quando hanno chiuso tutto è difficile tenerli separati. Però c'è sempre il dubbio di cosa, se è un vaccino valido o no, perché c'è gente che l'ha fatto, si è ammalato comunque, quindi dici, ma a sto punto... Anche perché i ragazzi di questa età si dice sempre tenete le distanze, le mascherine, però poi quando giocano a pallone... È difficile, a parole certo, a parole bisognerebbe far così, però è impossibile, alla pratica è impossibile. Certo. Devi star lì attaccato a mezzo metro, se lo segui tutto il giorno allora sì, ma se lo lasci un po' libero è impossibile che stanno separati. Certo. Si parla appunto di questa fascia 12-15 che dovrebbe partire tra non molto. Però se dovessero appunto parlare di vaccino sotto i 12 anni, quindi lui compreso? Non lo so, non lo so, ci sto pensando. Sì, okay. Ma tra mamme più che altro? Tra mamme... Si parla di queste cose? Tra mamme no, non ancora, non okay. Ancora. Non ho parlato? No. Ok, quindi non c'è un pensiero comune? No, ancora no, okay. Ancora no. Sembra una cosa forse troppo lontana, ma mi sa che è più vicina di, di quello che è previsto. Un sondaggio dedicato ai vaccini per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, favorevoli o contrari? Indifferente, visto che non abbiamo figli di quell'età. Ah, proprio così? Sì. Chi ha figli di quell'età si arrangi. Esatto. Okay. Contrari al 300%. Contrari al 300%, per quale motivo? No, legga, però al contrario. Si informi. Esatto. Beh, qui, informiamoci. Qui l'EMA ha detto sì al vaccino. Com'è? Pfizer. L'EMA ha detto sì al vaccino Pfizer. Infatti bisogna aver fiducia delle autorità. Buongiorno. Buongiorno. Sono tutte e due sue queste bellissime bimbe. Sì. Bellissime. Ciao. Grazie. Ragazze. Ciao. Voi chi siete? Noi siamo quelli della televisione. Stiamo parlando di vaccino per i più piccoli. Fare il vaccino ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni? No. 13 anni. Loro sono ancora piccole? Sì, sì. Ma il vaccino anti-Covid? Sì, certo, sì. Tu l'hai già fatto? No, la settimana prossima. Ok, ok. Perché lei è ancora giovane, giusto? Sì, sì. Ok, ok. Se chiedessero appunto di farlo anche ai più piccoli il vaccino? Sì, certo. Sì. Quanto obbligo, va bene. Lo fa? Sì. I vaccini per i più piccoli, i vaccini anti-Covid, cosa dice? Favorevole, se servono. Si parla adesso di dare l'ok per il 12-15 anni, quella fascia. Io insegno in quella fascia, per cui direi ottimo. Oh, fantastico. Dove? Dove insegna? Corte Franca. Lì com'è la situazione Covid? Per adesso tranquilla, anche a scuola abbiamo avuto un momento un po' critico, ma adesso è passato. I bambini che arrivavano appunto con qualche infezione? No. Sì, abbiamo avuto qualche caso che ha fatto stare ferma alcune classi, però in realtà la situazione è sempre stata abbastanza contenuta, per fortuna. Ok. I docenti tutti vaccinati? Sì, per adesso sì. Sì, sì, benissimo. E quindi anche lei insegna in quale età, quale fascia d'età? Alle scuole medie. Ah, quindi proprio esatto. Questa. Quindi questa. Direi sì, anche perché loro hanno bisogno adesso di sentirsi più sicuri e tranquilli. Certo. Per cui direi di sì. E dice che le mamme, conoscendole, ce ne sono di apprensive che magari le fanno anche mille domande. Questo sempre. Immaginavo. Però speriamo siano un pochino più, visto che adesso è il turno delle mamme, di vaccinarsi, che siano coscienziose anche coi figli. Certo, quindi anche secondo lei è da fare. Sì, è da fare. È da fare, anche ragazzini. Sì. E secondo lei? Anche, pienamente d'accordo. Perciò tutti? Tutti quelli che si possono vaccinare devono essere vaccinati assolutamente. E che vogliono naturalmente. Certo, certo, certo. Per adesso quindi siamo in questa fascia 12-15. Lei ovviamente è quella piccolina. Ma se ci fosse appunto la possibilità di vaccinare anche coloro, i ragazzi sono sotto la fascia dei 12 anni? Beh, se ci sono i dati è certo che sia sicuro, perché no? Alla fine anche per la loro sicurezza, per cui... Assolutamente d'accordo. Parliamo di vaccini. Dimmi. Per i ragazzi più giovani, fascia 12-15 anni. Non sono qualificato, penso, per dare un giudizio in merito. Però io sono per la vaccinazione. Ok. Di tutti a qualsiasi età. Allora, sempre che i medici dicono che non si possa fare. Puoi fare questa vaccinazione tu? Certo. No.
Quanti ne hai tu? 8. 8 anni, ancora piccolina. Ancora. Però non lo so, se si deve fare si fa, però credo che non... Come fai a dire, non sei qualificato per dire... Bisognerebbe potersi fidare degli scienziati che se ti dicono di farla, la fai. Secondo lei le mamme d'Italia si fidano degli scienziati? Non saprei dirti, sai. Il tasso di appunto... Non saprei, forse sì. In fondo tanti si fanno vaccinare in fondo, anche se penso che si farebbero vaccinare anche se non sono obbligatorio per le altre vaccinazioni, più tanti. Okay. Credo almeno, cioè io lo farei. Quindi dobbiamo avere fiducia. Se non ci possiamo fidare allora è inutile. Certo. Lei si è fidato? Io sì, l'ho fatto, già tutti e due li ho fatti io. Ah. Quale tipo di vaccino? Pfizer. Però avrei fatto anche l'altro, quello che mi davano l'avrei fatto. Sì, sì, sì. Reazioni? La seconda volta ho avuto un po' di dolori, tipo come quando si ha l'influenza, dolori articolari, Okay. Sai, quando è l'influenza uguale. Certo. Quanto è durato? Un giorno. Un giorno? Un giorno, sì. Però adesso si sente più sicuro, più forte? Oh, come prima, dai. Io ho avuto la fortuna di non farlo, per cui... Non saprei dirti come la... Non è che adesso la prende più a cuore leggero? No, però mi sento più tranquillo, cioè, per l'amor di Dio... Magari lo potrei anche prendere, ma voglio sperare che non sia così grave, se lo dovessi prendere, ecco. Certo, certo. Tu lo vorresti fare il vaccino? No, paura. Sì o no? Sì. Anche i giovanotti, i piccoli ragazzini? Sì. A tutte le età? A tutte le età. Concordo. Pienamente. Tutti o nessuno. Quindi lei ha piena fiducia? Sì. Perfettamente. Non sei madre? Non ancora. Okay, quindi sei ancora giovane. No, però ho un nipote, vabbè, adesso ha 4 anni, ho altri nipoti, ne hanno 13 e 15. Quindi. Ah, allora loro sono nella fascia, appunto. Speriamo di sì. Per loro, per noi. Perché ci sono delle mamme, appunto, che sono un po' preoccupate, cosa potrebbe fare. Ma qualsiasi vaccino può dare controindicazioni, che sia del Covid, antinfluenzale, per tosse. Quindi io non ci vedo il problema, sinceramente, se avessi una figlia o un figlio di quell'età sarei favorevole. Quindi diamo fiducia? Sì, okay. Sì, al 100%. Hai già prenotato il tuo? Sì, al 31 maggio. Oh! Quindi se tutto va bene... Sono pronta. Stiamo facendo un sondaggio sui vaccini. Sui vaccini? Cominciamo da lei. Io la seconda dose l'ho fatta il 1° febbraio. La seconda? Il 1° febbraio? Sì. Ora miseria! Perché lavoro in ambulanza e ci hanno chiamato prima. Ottimo! E com'è andata? Bene, ho sentito niente, è stato benissimo. Quindi neanche nel richiamo tutto perfetto? No, tutto perfetto. Ok. Anche mia moglie è portata domenica a Iseo a fare il richiamo. Sì? È stata benissimo anche lei. Con quale tipo di vaccino? Pfizer. Entrambi? Sì. Ok. E adesso più si va avanti, più si abbassa la media, appunto l'età delle persone che vengono vaccinate. Si parla di fare il vaccino ai ragazzi di 12-15 anni. Cosa dice? Per me è una cosa giusta, perché dopo i bambini vanno a trovare i nonni, si portano la malattia ai nonni. Certo. Diciamo che è una cosa giusta. Lei ha dei nipoti di quell'età? Sì. Ah, ok. Io ho avuto un nipote di 22 anni e uno di 16. Che ha fatto il virus, okay. Adesso si sono sciolti, ha fatto il vaccino e sono a posto. Beh. Però ho avuto loro a casa sua e io a casa mia. Bravissimo, così si fa. E invece puoi addirittura andare oltre i 12 anni? Questo non posso, cioè non riesco a capire, perché anche il vaccino, i ragazzi, i bambini piccoli, non so come si comporta, diciamo, ecco. Perché ne fanno già, essendo piccoli, fanno già i vaccini e fare l'altro vaccino mi sembra una cosa un po' aggressiva. Però cominciamo dai 12, comunque da lì, andare su, che è già una cosa bella. Chiediamo a voi un sondaggio relativo ai vaccini anti-Covid per i ragazzi. Da fare? Da fare. Ancora non lo so, non ho ancora capito. Però... Cosa? Ci sta. No, non ho ancora capito se è da fare oppure no ai ragazzi così giovani. Siamo però in una situazione per cui dovremmo fare. È proprio a... Sì. Decisa. Io
Sinimo. Stiamo parlando della fascia 12-15. Eh sì, è un'età un po' così. Anche perché gli effetti non collaterali, gli effetti comunque del vaccino, qualcosina influiscono, non lo so, cioè si ha, almeno io personalmente, io l'ho fatto e devo fare la seconda dose, comunque rimane un pochino la paura, la non conoscenza più che la paura, il non conoscere, sì. È quello che fa pensare, però giustamente se vogliamo uscirne. Qual è il tasso di fiducia secondo lei degli italiani su questo fronte? Ma per me è abbastanza alto, no, per me è alto. Basso su fronte ai vaccini? Guarda, tutte le vaccinazioni che hanno fatto, non sono, ma non sono proprio... Sono dalle persone, dopo sì, ci sono i Novax, sì. Perché da... Io sì, non... certo. Dopo ci sono... Ma quella è una piccola fetta, una piccola percentuale. Secondo me, più che il Novax, secondo me si nascondono per la paura. Per me è la paura che li frena, cioè che dicono no, perché l'ho provata anch'io, ho fatto tutto il mio percorso e sono passata e arrivata a dire sì, è vero, ho avuto paura, però è una cosa necessaria. Voglio star bene, voglio viaggiare, voglio andare in palestra, voglio andare in piscina, voglio la mia libertà, ben venga. Guardi, non dico niente perché non conosco il problema, non so che cosa... Certo. Lei sta ancora aspettando appunto la chiamata o il coraggio? Non saprei, non glielo so dire. Uno o l'altro. Abbiamo ceduto il passo a chi ha urgenza e a chi ha paura. Okay, ok. Quindi visto che c'è una ressa per andare, tanto vale lasciare andare chi ha fretta. Chi non ha fretta, ecco, con calma arriverà dopo. Col tempo e galantuomo ci darà ragione a dire se abbiamo fatto bene o male ad aspettare. Ok, e allora 12-15 anni? Hanno sempre detto che i così giovani si ammalavano meno, per cui non capisco neanche l'urgenza di farsi questa fretta. Okay. E poi mi dico sempre, se ti vaccini devi mascherarti, isolarti, stare a casa come chi non l'ha fatto. Sei portatore comunque e quindi qualcuno mi spiega che differenza c'è. Tra l'averlo fatto e non averlo fatto. Se magari ti capita però di prenderlo, se hai fatto il vaccino magari rischi anche di meno. Vabbè, sarà vero anche questo. Vedremo a quanti succederà. E poi insomma il senso è questo. C'è qualcuno che ha fretta di farlo, io cedo il passo. Okay. Voglio essere gentile con chi ha fretta. Bravo. Allora idem per i ragazzi più giovani. Ecco, sì. Okay. Vaccini per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Pro? Sì. Senza nessuna paura, senza nessun condizionamento. Sì, un po' di titubanza c'è, ma d'altronde se dobbiamo essere liberi, meglio essere liberi e farli. Quindi dal 2 giugno io prenoterò per lei che ha 16 anni. Ah ok, lei 16. Adesso sì. Si appunto l'ok per i 12-15 anni. Sì, e d'altronde se vogliono ripartire a settembre con le scuole, secondo me è meglio che lo facciano. Quindi secondo te si potrà tornare dai primi di settembre alla più totale normalità? D'altronde dobbiamo sperare solo in questo, altrimenti... Non, esatto, non è vita così. Tu invece il vaccino? Io il vaccino mercoledì. Ah, sì. Ok. E quali sono le sensazioni di giorni dell'attesa? No, niente. L'ha fatto anche mio marito sabato. Mi sembra. Quindi sono abbastanza tranquilla. Sono un po' leggende metropolitane, quella della gente io, preoccupata. Io spero che vada tutto bene, dopo se sarà il mio destino. Sì, io sono vaccinato. Oh, prima e anche seconda dose? No, prima è la seconda il 22 giugno. E non vedi l'ora? Non vedo l'ora. Così poi sarei sicuro. Non vedo l'ora di libertà perché qua adesso... Ne abbiamo piene le storie. Hai visto? Ogni anno, cioè ogni mese che passa, vaccinano sempre più giovani. Sempre sì, più giusto. Dobbiamo vaccinarci tutti. E appunto adesso la nuova fascia interessata, 12-15 anni. Ecco che io non ci sono dentro. No, purtroppo. L'hai già compiuto da un po'. Io già un po' che l'ho compiuti. Cosa ne pensi appunto della vaccinazione per quanto riguarda le fasce dei più piccolini? Ah, io sono per vaccinare tutti. Vaccinare tutti così è finita. Altrimenti... Continuano a ammalarsi, paura, chiudi di qui, chiudi di là. Invece per me se vacciniamo tutti, come una volta quando ci hanno vaccinato da piccoli, che c'erano altre malattie, si vaccina e siamo a posto tutti, felici e contenti. Magari qualcuno dice, sì, però quelli sono vaccini testati da decenni, questo qua è più fresco.
per i nostri bambini piccoli. Beh, da decenni, quando l'abbiamo fatto noi, anche quelli non erano testati da decenni. Bambini più piccoli, ho capito, piccolissimi, piccolissimi, neonati no, però dall'asilo in poi per me sono tutti da vaccinare, okay. Tutti. Dall'asilo in poi? Dall'asilo in poi, okay. Tutti vaccinati. Stiamo parlando di vaccini perché hanno deciso di vaccinare anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Parla con uno che è un Novax, quindi... Cosa dice? Non so cosa dirgli, sono esperimenti. Esperimenti? Ma che vanno fatti? Non ho bambini, per cui non posso dare una opinione in merito. Ah, ok. Mentre il signore? Il signore è il mio marito. Mentre il signore? Sì. Eh beh, è giusto. Nel senso che ognuno ha le sue posizioni. Per quale motivo? È ancora tutto in fase di sperimentazione, non c'è... Non ti senti sicuro? Non mi sento sicuro, sì. Bisogna forse aspettare un po' di tempo prima di... troppo in fretta. Quindi diciamo che sei un Novax a tempo? Forse sì, diciamo che devo tendere ancora un po' prima di poter, però per il momento no. Aspetti che... Aspetto. Di essere però l'ultimo in Italia a non essere vaccinato. Però adesso appartengo a quella categoria di... che non fa. Non quindi fa. Immagino quindi anche tanto di più per i ragazzi tra i 12 e 15 anni. In generale. Sia adulti, sia anziani, sia bambini. Ma no, non è che magari se tu lo prendessi adesso, facciamo gli scongiuri, Sì. Non è che poi ti cambieresti idea sulla cosa? Rimango sempre fermo sulle mie posizioni. Possiamo chiedere a voi un parere sui vaccini? No, Andrea, dai tu che... Li abbiamo fatti entrambi e siamo assolutamente d'accordo di farli. Oh, bene, senza nessuna paura. Senza nessuna paura. Okay. È obbligatorio farlo, è un senso di civiltà farli. A tutte le età? Questa è la domanda di oggi. A tutte le età. Perché hanno deciso di farlo anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Vanno bene. Vanno bene senz'altro. E se dovessero proporre anche un vaccino per gli under 12? Se la scienza ritiene che sia una cosa da fare, per me va fatta. Ognuno deve essere competente nelle cose specifiche, lo scienziato farà le cose che deve fare, il politico farà le sue, però la salute è prioritaria su tutto, quindi se ritengono indispensabile che vada fatto, avanti. E quindi le mamme continuano a fare le mamme e non gli scienziati. Esattamente. E anche i papà, non solo le mamme. Ah, perché dice che sono anche i papà. Sì. Non sono solo le mamme quelle preoccupate per la salute dei figli. No, almeno mi auguro che siano anche i papà. Stiamo facendo un sondaggio sui vaccini anti-Covid. Fatto? Certo. Tutto è andato bene? Sì. Perfetto. Sia prima che seconda dose? No, solo prima. Ok. Però per adesso tutto ok. Idem? Sto ancora aspettando. Ah, ok. Ma con voglia di farlo o con preoccupazione? Devo farlo, quindi... Aspettiamo i tempi. Aspettiamo. Si sta parlando, però, si sta abbassando sempre di più la fascia di età, ovviamente. Adesso si sta parlando di quella tra i 12 e i 15 anni. Cosa ne dice della vaccinazione per questa fascia d'età? Sì, sarebbe da fare perché lavorando anche nelle scuole, effettivamente. Effettivamente i ragazzi sì, sono un po' meno ligi al rispetto delle regole. Sempre in tutta sicurezza, ovviamente, certo. Questo per i ragazzi. Quali sono le regole a scuola che devono tenere i ragazzi? Mascherina. Per tutte le ore? In posizione statica e anche se si muovono, possono abbassarla nel momento della ricreazione, ovviamente, o se devono mangiare, del pasto, però in posizione statica, nel momento in cui si muovono devono sempre tirarla su, quindi andare al bagno, andare alle macchinette per prendere qualcosina, quello sì. E loro sono sempre rigorosi, riescono sempre... non tanto, anche perché il caldo si sente, quindi un po' lì si capisce, però le regole sono regole. Stanno anche organizzando i CRE, i GREST per quest'estate. Nelle scuole... Negli oratori, eccetera. Sì, vediamo, a meno che fa un'aria della serie. Vediamo. Speriamo che vada bene. Esatto. Ok, e invece per quelli più con la fascia d'età ancora più bassa, secondo lei? No, forse aspetterei. No. Su quelli forse aspetterei ancora. Lei? Direi aspettare un paio d'anni. Un paio d'anni? Sì, bisogna che sia sicuro questo vaccino. Okay. Come tutti i vaccini. Certo. Più passa il tempo, più lo rendono sicuro. E invece quindi... nella fascia 12-15?
Aspettare, io aspetterei. Anche quella fase? Io sì, sono ancora contrario su questo. Non sono, non è che sia contro i vaccini. No, no, certo. Però, sì, per carità, devo aspettare un attimino. Mm-hmm. Si chiama precauzione o non fiducia nell'EMA, appunto, chi deve dire? No, assolutamente. Siamo fiduciosi perché la sicurezza c'è, come dimostrato in altri vaccini. Il vaiolo è stato curato con i vaccini e a molte altre malattie sono state curate con i vaccini. Però sicuramente i vaccini hanno bisogno di tempo per essere testati e bisogna aspettare. È tutto per questa puntata del Sassone allo Stagno che abbiamo registrato sul lungo lago di Pisogne. Grazie a voi che avete seguito la trasmissione, grazie ovviamente alle persone gentilissime che si sono fermate con me a parlare appunto del tema vaccini per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Grazie a Vladimir Lazzarini, per ultimo, per le riprese e montaggio del Sassone allo Stagno. Torniamo a farvi compagnia tra 7 giorni qui su Antenna 2 TV.